Sono stati 3 giorni intensi in cui tutta la comunità ha incontrato i padri rogazionisti, sia i ragazzi, i giovani, ma soprattutto sono stati svolti dei corsi di formazione. Una buona rappresentanza è andata, circa un'ottantina di persone della nostra comunità sono stati a Messina sabato. Oggi si conclude un po' questo percorso di formazione con la collocazione nel nostro santuario del quadro di Sant'Annibale di Francia e soprattutto di una teca dove si conserverà una reliquia di Sant'Annibale. A fine mese verrà il Vescovo a benedire un po' sia questa reliquia che il nuovo quadro, quindi il nostro santuario si arricchisce veramente di un altro santo importante, un santo siciliano. E abbiamo voluto dedicare questi giorni alla figura di questo grande sacerdote siciliano, messinese, che è stato definito un insigne apostolo della preghiera per le vocazioni e un vero padre degli orfani e dei poveri. È una figura sacerdotale, presbiterale, che ha molto oggi da dirci in ordine al nostro tempo, al tempo che stiamo vivendo come Chiesa. Padre Annibale è considerato una delle perle preziose della comunione dei santi delle chiese di Sicilia. È un santo la cui testimonianza ci insegna molto oggi, sia nel rispondere ai bisogni della Chiesa universale, della Chiesa locale, per delle vocazioni numerose sante, non solo sacerdoti o suore, ma anche laici, genitori, volontari, ecco, professori che si impegnino per migliorare la nostra società. Perciò è una testimonianza di un santo, una grande personalità che veramente ci può insegnare molto.